Comunque sto sempre qua. Chi è? Continuate. Ah, buongiorno. Sono Landoni, il geometra dell'impresa. Ecco. Venga. Forza, ragazzi. Impresa per la piscina. Michele, stai attento ai tubi, piscina, Stiamo già facendo i lavori, siamo già partiti. Attenzione lì. Forza, non si può fare di là, mi perdoni. Diamoci leva, dai, forza. Le faccio vedere il progetto, venga. E tu, la piscina di là non si poteva fare. Quattro mattoni, non puoi portare, tu scusa. Eh sì, per forza. Abbiamo chiamato l'architetto, gli abbiamo fatto vedere tutta quanta la casa e lui ha scelto quest'angolo per farla come si deve, hai capito? Perché di là... L'architetto chi è? L'architetto Spencer, di Los Angeles. È quello che ha fatto la la piscina per... Michele, come si chiama quella cantante? Madonna. Favore, Madonna. Favore. Ha fatto la piscina anche per Madonna. Che guarda, per i fatti per lei suoi, ha pensato a un peperone. Lo vede là? Un peperone anche per ricordare, sì, la terra da dove viene. Lei è siciliano, no? E poi forza, la zona dove... È quello. Avevamo pensato, Spencer aveva pensato di fare quel peperone. E senti, anche lo scivolo che scende. Ma come 30 mattoni vanno messi là? Non c'è il permesso, comincia, non ci ha dato il permesso il comune, lì, ci dispiace. E di sua iniziativa fa qua? No, d'accordo con sua moglie, l'architetto, con l'impresa. Venga, le faccio vedere. Perfetto, è uscita un attimo, le faccio vedere le piastrelle, venga. Diamoci una mossa. Gaetano, gli facciamo vedere le piastrelle al signor Melli. Venga, signor Melli, le presento il capo cantiere. Prego, venga. Ma tutto il giardino, ma rovinato. Ma no, ma cosa ho rovinato il giardino? E qua adesso scaviamo, vedrà la bella fossa che dopo ci sarà. Ma un cazzo scaviamo, qui la piscina deve andare fatta di là. No, venga che lo faccio vedere. Vengo, non si vede. Fagli vedere il campione. Venga a vedere queste piastrelle, venga. Vada pure. Che è successo? Ha ceduto! Scusi, ha ceduto. Michele, che cazzo la vai? Perdoni, ha ceduto. Ma cosa lasciate, le buche? Sei bagnato. Ci perdoni. Scusi, non se la prenda a male, sono cose che succedono, siamo in un cantiere. Comunque, la piastrella, le piace o non le piace? Arriva, giallo vivo, vispo. Pensate per troppo, la piscina questa qua? Sì, giallo e arancione, rosso. Guarda che bello, c'è da fare il pelo, ma poi a parte tutto questo problema, cioè, chi vi ha dato il permesso di fare il buco qua? Ma come chi ci ha dato il permesso? Di là non è possibile, la licenza non ce l'hanno concessa, per niente. Ma non la voglio la piscina di qua, la volevo di là. Ma lei abbi pazienza, lei la vuole di là. Aspetta un momento, lei, cioè io non l'ho mai vista. Come, sono il capo cantiere, Zerbo, piacere, mi presento. Ma io ho parlato con altre persone. Ma lei non si provi responsabile. La ditta Sobolo, io non l'ho mica chiamata. Io sono il capo cantiere e sono responsabile. Sia gentile, mi faccia spiegare. Di là la piscina non è possibile perché c'è il cancello e all'aperto. Scusi, vengono gli amici suoi, sua moglie si vuole mettere in topless, la gente passa e la vede, abbi pazienza, ma scusi. Ma sono cazzi miei se le viene di mia moglie, poi ci metto un muro lì. Cioè, cosa, metti il muro davanti al cancello? Il cancello, ci metto qualcosa. Ma scusi, se di là... E poi anche se mia moglie viene in topless, la volevo di là io la piscina. Gaetano, vieni, abbi pazienza. Noi di là, sa cosa ci facciamo? Ci facciamo una bella gettata di cemento e facciamo un campo da tennis. Due palette, una retina, al bacio. E lei è felice e contento. Sta pigliato del culo. Ma come sta pigliato? Ma io guardi che parlo seriamente. Le faccio un lavoro che è la fine del mondo. Signor Melli, venga. Che c'è il geometra? Venga. Ma una cosa per il culo, scusi. Lei alla fine vedrà che effetto. Un bel peperone enorme e dentro c'è l'acqua, la piscina. Dove cacchio è mia moglie? A me lo dice, scusa. Chi l'ha fatto entrare qua? Sua moglie ci ha fatto entrare, poi è andata via. Smettere, ma cosa fa smettere lei? Ma lei che ce l'ha in mischia? Scusi, faccia fare no, stia, stia calmo. Senti. No, andate pure avanti. Oh, piccona lì, spacca tutto. Dai, un piccone, vai. Faccia fare. Che cazzo hai fatto? Hai rotto il tubo. Chiudi là, che cacchiere. Lo sistemiamo. Chiudi. Si è rotto un tubo, direi amministrazione. Vai a chiudere l'acqua. Chiudi l'acqua, forza con l'acqua. È incredibile. Ma che chiudi l'acqua, porca miseria, chiudi l'acqua, chiudi! Venga, signor Melli, le volevo far vedere un'altra cosa. Non ci faccia caso. Volevo farle vedere il trampolino. Avevamo previsto di metterlo qua, dove c'è la scalinetta, no? Qua c'è tutta la scaletta che scende in piscina, degradante, e poi gli mettiamo il trampolino qua di fianco, no? Dalla parte bassa del peperone. Lei dalla camera si butta giù, dal suo scivolo, si butta direttamente in piscina. È una mattina, che ne so. Mi ammiazzo dal primo piano di casa mia, metto fuori. All'americana. Ma lei è stato mai... È siciliano, no? Ha visto mai che belle ville ci sono in Sicilia? Belle sono. A forma di pomodoro, e a forma di banane. Ci sono tutte le forme. Questa è a forma di peperone, moderna. L'ultimo grido. Ma scusa, Conti. È un VIP. Lei mi sta già sui coglioni. Conti. Come le sto dicendo? Perché lui mi sta prendendo il culo. No, ma chi la sta prendendo il culo? Cioè, io dico solo una cosa. Qui, allora, mi sono rotto le palle. Qua, la casa della piscina deve essere fatta di là. Va bene?
E poi sì, fate questa ditta qua, io non l'ho mai sentita. Voi avete sbagliato. Ma lei ha pagato qualcosa. Avete sbagliato lei ha pagato qualcosa, scusa. Non ha pagato niente, quindi ancora. Ma io quando finisce la piccola. Quando finisce. Quando vedrai il lavoro. E che lavoro, cavolo! Ma come lo voglio ma, io? Ma, co- ma meglio di come lo vuole lei, ma sta scherzando! Secondo me, guarda che è tutto regolare, è tutto regolare, non si ha, ci ha preso per dei balordi che gli stanno disfando la casa. Sì, non lo so. Noi abbiamo avuto, abbiamo avuto il lavoro dall'impresa. Va bene qua, architetto. Andiamo. Scusa un momento. Stiamo mica scherzando, no? No, scusa un momento, abbi pazienza. Io sono Zerbo, no? Il geometra e Landoni. Quello è il progetto. Ma guardi che bellezza, guardi. E questo è solamente il disegno. Ma tu lo sai che figlio, ma... Che sei? Ma quando gli amici... Ma quello non me ne frega, peperone o non peperone. La piscina deve essere fatta là, va bene? Sì, ma qua è più bello, non si può, non ci abbiamo la licenza neanche a pagare la fior di quattrino, ho tentato di dare la mancetta. Ma che mancetta? Sì, continua, non ce la fanno fare. La piscina deve essere fatta là, basta, più. Vai, vai, ma non possiamo farlo, abbi pazienza, scusi. Senta, Sandro, ma non metro, possiamo, Sandro. Mai ci sono gli operai impegnati, lei che fa? Li fa andare via, sti operai. Ma la piscina non me ne frega, quando la voglio. No, capito. Allora, scusa, lei paga il danno? Lei paga la spesa? No, lo paga lei. Come lo pago io? Ma noi i lavori sono iniziati. No, no, lo paga lei. Anzi, io dico subito, mi dia tutti i suoi dati perché lo paga lei. Come lei pago io? Sì, sì, sì. Ma che paga lei? Ma stia tranquillo, signor Nelli. Signor Nelli, mi paga. Questa. Nella mia scuola, che cazzo fa? Non solo c'è tutta la roba in giro. E tutto quello che mi fa andare avanti e indietro. Poi mettete la roba lì. Questo mi dà la sua me! Dai buono! E la sua dai buono! Sì, sono a casa mia di che moto è! Cazzo, ma gliela paghiamo, sì, per 300 euro di moto, che c'è bisogno di fare così? No, mi paga la moto, mi paga anche il lavoro qua! Vinci, la moto gliela pago! Il lavoro lo deve pagare lei per noi, scusa! Per me... Lascia stare, stai attento! Stia tranquillo, tanto... Vede, lei ci ha messo in agitazione, lei ci ha messo in agitazione! Ma vai dietro, come vai lì, va! Ma sai guidare quell'affare? Ma chi gliel'ha messo quello lì? Chi gliel'ha messo? Stia tranquillo. Gliela paghiamo, non sui 300.000, 200.000 che gliela. Per una moto, cosa vuole non che si può, sia? Non si può, per lei. Con quello che guadagna lei, un'altra moto, dai, la può comprare. Io guadagno io, cioè, una volta la moto. Vabbè, che la sistemiamo, no? Non è mica la fine. Stai attento, vai. Mettilo là, lì. Continua, continua. Non fermate i lavori, andate forza, avanti! Forza, forza con quei lavori! Andate avanti! Ma non si possono fermare! Andiamo, su, non stiamo scherzando! Su, andate avanti a lavorare, su, forza! Forza, forza! Forza, lavoriamo! Ma no, un cacchio lavoriamo, basta! Ma no, basta! Ma non ci può fare in nessun altro posto. Non la voglio. Come non la voglio? Non la voglio la piscina. Allora ci paghi i danni lei di questa piscina. No, si paghi lei i danni a me. Ma come glieli paghi i danni io se è il lavoro nostro? Scusa. E non lo so io. Ma non lei ha sbagliato casa. Ma come ha sbagliato casa? Non lo so. Signor Meli, lei, scusi. E lei, non mi sbaglio. E lei è quello che ha ordinato la piscina. Lei e sua moglie, siete in famiglia. Io voglio la piscina. Non qua, non la voglio qua. La volevo là. Non è possibile. Tutto non me la voglio più. E come lo devo dire prima? Lo devo dire prima, no adesso. Ma scherziamo, signor. Ma chi li paga? I danni del motorino? I motorini glielo pago 200.000 e glielo do così. Cosa vuole che sia? Non me ne frega niente. Voglio i danni, soprattutto questi qua, bene? Signor Melli, ma stiamo scherzando. È lei che deve pagare noi. Stiamo scherzando. È lei che deve pagare noi. Tutti i lavori che abbiamo fatto fino adesso, noi li abbiamo fatti in fiducia, cioè. Forza con quel camion, forza! Senza la telefonata, senza forza, niente. Forza! Ma eravamo d'accordo con sua moglie, noi da stamattina che stiamo lavorando qua. Dove è mia moglie? Forza, sua moglie è uscita, Sandro. Credo sia andata per spese, non lo so. Il senso di tutto questo? È chiaro, lei ha visto il progetto, è stata consenziente. Sì, e noi siamo partiti con i lavori. Lasciamo stare, lasciamo stare. Si è fermato il cervello. Ma come sono? No, tap. La sabbia, c'è la ferma sabbia. Che c'è la sabbia. La sabbia. Sì, no, vabbè, ma fa niente, ormai la moto è da buttare. Non si preoccupi. Ma la sabbia, quella dove la butta? Lì la butta? No, no, no. Ma no, di lì, no, sul motorino. Ma butti lì? Ma mio! Guardi lì. Eccoli. Si faccia, guardi, si faccia una bella risata perché è a scorsi a parte. Guardi, contento? Oh yeah. Come vuoi? C'è divertito? È mia moglie. No, poveraccio, dai. Complimenti. Bravo, bravo. Bravo. Lì. La moglie. Bravo. Bravo. Ti do tutti i lavori. Tutti i lavori. Sogna ragazza, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu.
sogno. Intanto in azione Osio, cerca di liberarsi dell'avversario, ancora Osio, era Segers, c'è il colpo in testa di gol, Tinelli che porta in vantaggio il Parma, 2-1 al 29. È stato bravissimo Osio a fare questa azione, ha traccheggiato, ha aspettato che Melli tirasse la posizione giusta, poi gli ha dato il pallone, è stato anche favorito Melli dall'uscita sbagliata di Stojanovic, si è messo dentro a porta vuota anticipando sia lui che il proprio avversario. Guardate, quel portiere ha sbagliato completamente l'uscita, è bastato Melli anticipare Taimans per poter mettere dentro porta sbagliata. Vantaggio del Parma, la partita è molto bella e vedete che quando riesce a fare le manovre tranquille Melli, Parma riesce a essere veramente una squadra piacevolissima da vedere, bellissima comunque questa palla di Osio per Melli, che vedete è saltato benissimo, ma il portiere ha le sue cose.